Bentornati sul canale di Liberi Oltre, un saluto anche a quelli che ci ascoltano in podcast. Io sono Marco Bellandi e questo è il quarto video della rubrica Policy. Oggi trattiamo un tema molto delicato perché, come sapete, ormai una settimana fa, a seguito di una lunga battaglia legale portata avanti dalla Fondazione Luigi Einaudi, sono stati pubblicati finalmente i verbali del Comitato Tecnico Scientifico contenenti le raccomandazioni su cui si sono basati, o si sarebbero dovute basare, ne parliamo proprio oggi, le misure di lockdown adottate con il DPCM dell'8 marzo e rinnovate successivamente fino a maggio da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ecco, si tratta di verbali che hanno fatto molto discutere, sui quali si è scatenato subito un agone politico, sia per quanto riguarda il contenuto, sia per quanto riguarda anche le modalità con cui il governo ha deciso, ricordiamolo, dopo una lunga battaglia legale, di consegnare i documenti alla Fondazione Luigi Einaudi, che meritoriamente poi li ha pubblicati. Ecco, i temi di cui parlare sono parecchi e quest'oggi lo facciamo con tre ospiti straordinari, lo dico senza timore di esagerare questa volta perché è così. Sono con noi Vitalba Zollini. Ciao Vitalba. Ciao Marco e grazie per l'invito. Giurista, non ha bisogno di presentazioni per chi segue il canale di Liberi Oltre, però da anni si è occupata e si occupa di fare advocacy per la trasparenza dei procedimenti amministrativi. E poi è con grande piacere che presento Oscar Giannino. Ciao Oscar e benvenuto per la prima volta sul nostro canale. Grazie infinite, sono un supporter fin dalla prima iniziativa del canale, benedico da sempre, l'ho fatto sempre in pubblico finché avevo una radio a disposizione. Michele, Costantino e tanti altri che l'hanno messo in piedi, dissi che era per me la più bella sorpresa piena di fiducia e speranza per il futuro del 2019. Siamo al 2020, i vostri ascolti aumentano, bene così, spero che sarà sempre più così. Grazie anche per tutte le persone che invitate, che per me sono la mia community di riferimento culturale e dei principi che seguono e di come li mettono in pratica. Su questo terzo argomento, come sai Massimo, io ho sempre da chiedere scusa a chi ci ascolta sul terzo argomento, sul primo e secondo tento di fare quello che posso. Grazie infinite per essere qua e grazie a tutti voi perché quello che fate è per chi vi supporta e vi segue, spero siano sempre più. Grazie, grazie a te. Ed è con noi anche Luigi Oliveri, torna con noi Luigi Oliveri, dirigente di Veneto Lavoro e anche esperto di diritto amministrativo. Lo saluto, buongiorno, anzi buonasera. Grazie. Perfetto, allora io partirei con la prima delle tematiche che trattiamo stasera, perché, come ho detto prima, sui verbali si è scatenata subito un'intensa battaglia politica. Dal resto è agli atti che in due occasioni, il 3 marzo e l'8 marzo, il governo Conte si sia distaccato dalle raccomandazioni del CTS, come sono documentate da questi verbali. Ecco, la scelta di Conte, si discute parecchio sulla scelta di Conte, se è stata politica, se è stata tecnica e soprattutto se è stata quella corretta. Ecco, io vorrei chiedere subito a Oscar, cosa ne pensa di questa battaglia che si è creata sui verbali? La scelta di Conte è stata, diciamo, davvero tecnica, come insomma è stato lo stesso Conte ha detto inizialmente, oppure l'opportunità del momento ha fatto sì che Conte, diciamo, anche in maniera giusta si scostasse dalle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico? Cosa ne pensi? Faccio una bellissima premessa esclusivamente per richiamare a chi ascolta, perché poi dirò quel che segue. La premessa è che io ho criticato, dunque, io ho tentato di parlare come opinionista, giornalista, sempre poco nel merito delle decisioni tecniche del governo, su quelle economiche, e poi invece ho esercitato il mio dovere, secondo me. Ma su quelle tecniche relative alle misure dell'emergenza sanitaria, almeno nella prima fase, sono stato a vedere, perché mi mancavano troppi elementi. Quando la prima fase era inoltrata ho iniziato a esprimere delle critiche che richiamo brevissimamente. La prima delle critiche era quella che giuridicamente e politicamente è stata una scelta politica. Mi ha trovato sempre perplesso, molto perplesso, che la via imboccata fin dall'inizio per la gestione tecnica, amministrativa e giuridica dell'emergenza. Non perché l'emergenza non ci fosse, c'era, la virulenza e gli effetti dell'emergenza sanitaria erano evidenti. Purtuttavia la scelta di procedere in quel modo e di indirizzare dal punto di vista politico-amministrativo tutti gli atti che ne sono seguiti attraverso una fonte giuridica infima, mi passino i miei due colleghi qui che sono ferratissimi, sono umile,
non cultore della materia, è semplicemente uno che ha imparato l'ABC perché è necessario per il mio mestiere in un paese iperregolato come il nostro, però quella fonte giuridica di fonte infima come sono i DPCM aveva un difetto fondamentale ed era forse il pregio per cui è stata scelta da chi politicamente, cioè il governo Conte, nella sua collegialità, ha fatto quella scelta fin dall'inizio, cioè il fatto che, come è evidente, in nome dell'emergenza consentiva di non passare attraverso il vaglio parlamentare, perché così è stato. C'era uno strumento per l'emergenza che erano i decreti legge, di cui si fa abuso nel nostro ordinamento, ma sono insomma incardinati dalla Costituzione. Il Parlamento in quel caso interviene come? In fase ovviamente di conversione. Questa cosa non mi ha convinto all'inizio. Io ho iniziato a dire sempre di più che non mi convinceva perché vedevo due conseguenze che a mia opinione hanno incardinato e in maniera negativa contraddistinto il dibattito pubblico in tutti i mesi che sono seguiti. Primo era che per effetto di questo si è creato da parte della politica, all'inizio con il CTS, quindi con l'organo di cui parliamo oggi, di cui verbali parliamo oggi dopo l'azione intentata meritoria dalla Fondazione Einaudi, e cioè il Comitato Tecnico Scientifico che ha sempre costituito nelle rituali conferenze stampa, senza domande peraltro, che faceva il governo Conte su questo, lo scudo attraverso cui il governo praticamente assumeva le sue decisioni, perché le decisioni fin dall'inizio e poi quando si arriva alle fasi clou che poi fanno scoppiare le polemiche più retrospettive che contemporanee su zone rosse, la loro estensione, la cronologia della loro adozione, nonché poi sull'uscita da queste misure, tutto questo veniva dietro uno scudo del CTS che ha consentito alla politica da una parte poi di procedere anche in qualche misura, e mi dispiace dirlo, molte persone che stimo si sono scatenate nei mesi e anche i medici non hanno fatto eccezione, i virologi, gli epidemiologi non hanno fatto eccezione, in un dibattito pubblico i cui tratti spesso hanno finito per delegittimare e questo paese non ce n'era bisogno, la scienza non ce n'era bisogno perché questo è un paese che oscilla tra la scientifico e l'antiscientifico già come suo impulso. Ed è avvenuto anche quello. La terza conseguenza, soprattutto, era che la politica, a mio giudizio, in qual modo, con quella premessa, con gli strumenti e con gli effetti nel dibattito pubblico, si sottraeva a ciò di cui, secondo me, parliamo anche oggi, cioè il dovere dell'accountability. Fatta questa premessa, sinteticamente la risposta alle mie domande. No, non mi stupisce per niente delle polemiche che si sono riaperte e rilanciate su apertura ed estensione delle aree, misure assunte nelle aree sottoposte a lockdown, e quindi al fatto che adesso assistiamo ad alcuni che fanno il conto di quanto il sud ci avrebbe rimesso rispetto al nord. Ma quello che mi preme dire è che in ogni caso la decisione è sempre stata politica. Uno, due. Io non lavoro, per mia convinzione personale e per come ho capito che funziona il nostro ordinamento, per buttare sulle spalle dei medici, degli scienziati, degli esperti, perché poi, come sapete, i comitati tecnici ministeriali si sono, hanno proliferato, siamo stati l'unico paese avanzato che aveva 15 comitati tecnici, non ce n'era uno monosettoriale, ne abbiamo fatto di ogni, ne hanno fatto di ogni. Era evidente anche in quello economico, Colao, che non ne avrebbero tenuto alcun conto, ma questo fa parte del procedimento con cui è stata gestita questa cosa. No, la decisione è sempre stata politica. E le conseguenze sono sempre state l'aggiramento dell'accountability politico, non quello a cui sono tenuti i tecnici che hanno dovuto aderire e hanno ritenuto opportuno farlo. Io li ringrazio, qualunque fosse il loro orientamento, sottoscrivendo anche, e anche questo ho criticato, un impegno al silenzio assoluto, sia che il governo assumesse le loro decisioni in coerenza a quello che chiedevano, sia che invece facesse diversamente, come abbiamo visto è puntualmente accaduto, e quell'impegno a silenzio assoluto a me sembrava una cosa nordcoreana, a dire la verità, visto che il governo comunque diceva che era il CTS, se parliamo delle misure medico-sanitarie d'emergenza, a portarne la responsabilità per le indicazioni. Ecco, fatta questa premessa, il punto è appunto l'accountability della politica. Qualunque cosa abbia deciso in tempi diversi, in modalità diverse, come sappiamo oggi meglio, ma non mi stupisco, da quello che dicevano i componenti del governo e il presidente del consiglio, è l'accountability, il problema fondamentale.
perché loro politicamente, se capisco bene il nostro ordinamento, erano titolari dell'indirizzo che secondo due articoli della nostra Costituzione, a mio giudizio, andava incardinato diversamente, perché l'emergenza sanitaria in Costituzione c'è, non aveva bisogno di questo, aveva bisogno di essere incardinata, come è previsto in Costituzione, al Ministero della Sanità. Questo avrebbe risolto un mucchio di problemi regioni, governo centrale, per essere chiari, in Costituzione c'era questa roba e c'è. Notizia, non è stata abolita, però abbiamo fatto finta tutti di vedere che non fosse così. E io sono molto critico verso molta stampa, molti costituzionalisti che di fronte a tutto questo hanno taciuto, a dire la verità, perché la Costituzione era chiara e che io ringrazio, certo, Vital Mazzolini e Luigi e i pochi, pochi altri che da sempre non hanno aspettato le polemiche per scrivere, parlare, documentare, informare, però sta di fatto che è l'accountability. Il governo poteva fare, nell'esercizio dei poteri che ha proposto gli fossero conferiti, che gli sono stati conferiti di emergenza, così incardinati, quello che riteneva più opportuno, ma a patto di giustificarlo. Le giustificazioni dell'epoca sono state quelle dietro lo scudo tecnico, quelle successive adesso oscillano tra Conte che dice: ma scherzate, il verbale del 3 marzo, ma io l'ho letto solo il 5, eccetera, eccetera, quando ci sono registrazioni che dicevano il contrario per sua stessa bocca. Non mi interessa la polemica su Conte o sugli altri, mi interessa il fatto che nel nostro paese tutta questa convulsa fase, durata mesi, con conseguenze economiche che siamo ben lungi dal misurare ancora. Anche su questo sono molto critico, ma è un altro capitolo. Bene, tutto questo avviene ai miei occhi perché l'accountability politica, evidentemente, e non mi stupisce che la politica non è mai proclive alla piena accountability, in tutto quello che sappiamo, da che esiste dall'Atene al V secolo, dire, su come votarono per lo scandalo delle erme contro Alcibiade che non c'era, e non sono particolarmente stupito. Ma il problema è i corpi intermedi della società, in questo caso fior di professionalità, fior di accademici. E io sono, da ultimo cretino della compagnia, modestissimo strappacarte giornalista, molto stupito del fatto che un paese pronto da 25 anni a gridare al golpe per ogni cosa, di fronte a questa congerie di scelte, le cui conseguenze iniziano a essere per l'accesso agli atti abbastanza evidenti e ancora, per conto di qua, prive di una giustificazione della politica, prive, qui in piena mancanza di accountability, che tutto questo, tutto sommato, non sia il punto principale, ma sia quello delle contese tra chi dice era meglio che uso, nord, sud, faccio conto, di qua, di là. No, qui il problema è la giustificazione dell'autorità politica e ordinamentale che ha assunto le decisioni, che ha assunto. Che tutto questo passi in cavalleria è un pezzo per me del declino italiano e qui mi fermo. Grazie, grazie davvero perché sono parole illuminanti quelle che hai appena detto. E come hai ricordato all'inizio, io sposterei ora il piano della discussione sulle modalità in cui questi verbali sono stati pubblicati. Dobbiamo la pubblicazione di questi verbali alla Fondazione Luigi Einaudi, che ha fatto una lunga battaglia legale, di cui ho riassunto in uno schema che adesso, se riesco, vi mostro facendo share dello screen, vediamo se riesco. Sì, ho riassunto un po', diciamo, le tappe dell'accesso agli atti. La richiesta arriva il 14 aprile, poi c'è stato un diniego all'accesso il 4 maggio, che è stato giustificato dalla Protezione Civile in questo modo. Appunto, veniva detto che i verbali esprimono pareri prodromici all'azione di atti normativi o atti amministrativi generali che come tali sono esclusi dalla normativa sull'accesso civico. Un ricorso al TAR iniziato il 26 maggio, che co si conclude con la sentenza di accoglimento del ricorso il 22 luglio, con il TAR del Lazio che dice che i DPCM in esame non sono atti normativi e sono piuttosto affini invece alle ordinanze contingibili ed urgenti, per cui deve essere consentito l'accesso agli atti, soprattutto perché i verbali in questo caso si connotano per un particolare impatto sociale sui territori e sulla collettività, perché per l'appunto stanno alla base dei DPCM. Adottati successivamente dal governo. L'appello dell'Avvocatura dello Stato contro la sentenza di accoglimento del ricorso che arriva il 28 luglio,
con l'avvocatura dello Stato che insiste, dice appunto che il diniego all'accesso era giustificato, tra le altre cose, dall'allarme sociale e dai problemi di ordine pubblico creatisi all'inizio della pandemia nelle cosiddette zone rosse, che sarebbero, diciamo, riaffiorati a seguito, insomma, della pubblicazione di questi verbali. Poi riesce ad ottenere una sempre l'avvocatura dello Stato la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR, che arriva il 31 luglio. Poi, diciamo, forse anche per questione di opportunità, il 5 agosto, un po' a sorpresa, il governo decide di fornire alla Fondazione Luigi Einaudi i verbali richiesti. Queste sono le tappe principali. Però nel decreto sospensivo, vediamo se riesco a trovarlo, ecco qua, nel decreto sospensivo del Presidente del Consiglio di Stato, che appunto sospende l'efficacia della sentenza del TAR che dava ragione alla Fondazione Luigi Einaudi, si legge una frase particolare che io vorrei commentare con Vitalba prima e con Luigi Oliveri poi. Dice: la recente normativa, ribattezzata FOIA, sul modello americano, prevede come regola l'accesso civico. La non accessibilità di quelle sulle categorie di atti che, trattandosi di eccezionale regola, devono essere interpretate restrittivamente. Quindi ci si capisce perlomeno leggendo questo decreto, che la regola è l'accesso, quindi la trasparenza, e l'eccezione è il diniego all'accesso agli atti. Vitalba, io comincerei proprio da te. Stanno davvero così le cose nella pratica? È davvero la regola quella della trasparenza, oppure abbiamo un problema, come effettivamente abbiamo evidenziato anche nell'ultimo video che abbiamo registrato qui la settimana scorsa, con l'accesso agli atti? Allora, innanzitutto lasciami dire che la ricognizione che ha fatto Oscar prima in punto di diritto, ecco, di quella ricognizione sottoscrivo anche le virgole, di quella che ha fatto in punto di diritto e che ha fatto anche sul piano politico. Quindi ci tengo a dirlo, perché effettivamente è la sintesi di questa vicenda su vari piani, quindi giuridico e politico. E nel momento in cui, ecco, la comunicazione di Conte è stata connotata da questa ambiguità, quindi trincerarsi dietro i pareri del Comitato, salvo poi rivendicare di aver assunto delle decisioni politiche. Ma se non ti attieni a dei parametri tecnico-scientifici, quali erano quelli contenuti nei pareri del Comitato, allora devi indicare, per motivi di trasparenza, quali sono i diversi parametri a cui, secondo i quali tu stai valutando gli interessi in gioco e stai prendendo determinate decisioni. In questa maniera, cioè solo con la trasparenza dei criteri decisionali, la discrezionalità che appartiene al potere politico non sconfina nell'arbitrio, cioè il potere pone dei paletti al suo agire e in questa maniera ex post chiunque potrà valutare se il potere, perché ha agito e se soprattutto nella sua azione si è attenuto a quei limiti e a quei criteri, a quei parametri che aveva stabilito ex ante. Detto ciò, il FOIA, la frase che hai riportato e che è quella che è stata appunto pronunciata nel decreto del Consiglio di Stato, è stata ripresa dalle linee guida ANAC. Le linee guida ANAC hanno sostanziato con molte decine di pagine le già numerose eccezioni previste dal cosiddetto decreto trasparenza, acronimo FOIA. Basterebbe una considerazione, e io oggi ancora, a distanza di oltre 4 anni, ringrazio Oscar che all'epoca, coraggiosamente come sempre, tra parentesi, mi ospitò per dirlo, e cioè che una normativa sulla trasparenza che trova il proprio cardine nelle eccezioni alla trasparenza è una normativa che ha in sé un cortocircuito, perché questa disciplina, che in Italia è stata una rivoluzione, perché dobbiamo riconoscerlo, ha introdotto nell'ordinamento il diritto alla conoscenza, che prima era limitato in determinate situazioni, soprattutto di difesa, che poi era stato ampliato, ma solamente per i dati che l'amministrazione ritenesse di dover rendere pubblici sul proprio sito web istituzionale. Ecco, con il FOIA si è introdotto il diritto alla conoscenza per chiunque, senza necessità di motivazioni. Ma
la strada aperta verso la trasparenza si è ben presto rivelata un percorso ad ostacoli, perché, come dicevo, le già numerose eccezioni previste e le oltre 30 pagine di linee guida con cui l'ANAC le andava ulteriormente a dettagliare, da un lato per il cittadino erano una sorta di slalom per arrivare all'obiettivo della trasparenza, dall'altro lato fornivano alle pubbliche amministrazioni una serie di alibi per non concedere la trasparenza. Successivamente c'è stata anche una circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha cercato di dire alle amministrazioni di andare incontro ai cittadini, che nel caso in cui le richieste di accesso non fossero chiare, di aiutarli, di pervenire. Di fatto noi sappiamo che tante istanze di accesso restano inevase. È vero che sono stati recentemente, ai primi di agosto, pubblicati dati relativi al 2017, 2018, 2019 sulle istanze FOIA nei ministeri, ma diciamo anche che quella valutazione considera solo una fetta particolare di pubbliche amministrazioni, ma di pubbliche amministrazioni ne abbiamo a migliaia e abbiamo costantemente notizia, e Luigi lo può meglio confermare anche a livello di enti locali, comuni e altri, abbiamo notizia di tante istanze di accesso che restano sospese. Dunque, possiamo dire che il diritto alla conoscenza, seppur formalmente introdotto nell'ordinamento, esista in concreto? Per molti versi se ne può dubitare. Per molti versi se ne può dubitare. Ecco, allora io, Luigi Oliveri, le farei la stessa domanda che ho fatto a Vitalba, però ci aggiungo un passaggio in più. Se possiamo dubitare che il diritto alla trasparenza esista come regola, la colpa di questa cosa può essere attribuita esclusivamente al legislatore, alla politica, oppure c'è anche una parte di burocrazia, di pubblica amministrazione che ha fatto resistenza in questi anni, evitando per l'appunto che questo principio formale divenisse una realtà pratica? Si tratta di due facce della stessa medaglia. Quel che decide il legislatore naturalmente non può non incidere sui comportamenti e sull'attuazione della pubblica amministrazione. Allora, se la normativa è complessa e il pericolo è che se scelta si decide di cadere, vi è poi l'intervento sanzionatorio del garante della privacy da un lato o del giudice penale dall'altro, perché bisogna anche ricordarsi che l'ostensione, cioè la messa a disposizione del dato imprudente, sottopone ad una serie di responsabilità. Scatta subito l'amministrazione difensiva nel momento in cui la normativa non è chiara. Ora, queste 34 pagine, dico 34 pagine di linee guida, allora il diritto di accesso è uno, le linee guida sono 34 pagine, no? Se queste 34 pagine enucleano, si diffondono nel indicare quali sono i casi e sottocasi delle 8 tipologie, dico 8, di niego all'accesso, è chiaro che c'è poi una ramificazione ulteriore nella scelta, che non è più soltanto tecnica a questo punto qua, ma è legata davvero all'opportunità. È legata anche al coraggio o alla pressione che può fare il soggetto politico nei confronti del soggetto amministrativo. Finisce così. Di fatto, che cosa succede? Succede questo, che siamo in un sistema estremamente troppo intricato, per cui la burocrazia si appoggia alla complicazione normativa. Sapete quanti diritti di accesso ci sono nell'ordinamento? Vitalba lo sa? Tre. Cioè, il diritto di accesso, quello documentale, che è quello, diciamo, classico, regolato dalla legge 241 del 90. L'accesso civico, che è il diritto di accedere ai dati che sono obbligatoriamente da pubblicare secondo una strutturazione ben precisa, e poi l'accesso civico generalizzato, che era il tema delle istanze di accesso della fondazione, che sarebbe il vero FOIA, cioè la possibilità di accedere sostanzialmente a tutti i dati e a tutti i provvedimenti dell'amministrazione, ancorché non soggette a pubblicazione, ancorché non ci sia in capo al soggetto richiedente uno specifico interesse personale, ma invece un diritto alla conoscenza. Ora, quando arriva un'istanza d'accesso, la prima cosa che c'è da capire, ma che accesso è? Quando arriva almeno un'istanza d'accesso,
Come tutti i cambi di istruzione, devo scoprire fra i tre quale quello è oggetto, perché cambia tutto, oltretutto, perché la procedura nell'un caso e nell'altra si differenzia moltissimo. Basti dire, le due tipologie più confuse fra di loro sono l'accesso documentale e l'accesso civico generalizzato. Cambia, per esempio, l'onere di informazione agli eventuali controinteressati. Cambiano i termini per eventuale presentazione di ricorso, subentra o non subentra il difensore civico regionale. Quindi cambia completamente la procedura. Hai voglia, il Consiglio di Stato ha fatto un parere recente, anche questo qua, decine e decine di pagine per dare delle indicazioni che poi alla fine si sintetizzano sempre in quelle indicazioni di tutti i pareri e ormai molto diffuse, che sono indicazioni secondo le quali l'amministrazione deve agire secondo il più prudente apprezzamento nel rispetto dell'interesse di tutti. Cioè, significa anche, non mi ha detto niente, cioè, grazie, lo sappiamo. Quindi si naviga davvero a vista. La cosa che desta, secondo me, particolare diciamo interesse della vicenda che si è verificata, le cose sono due. La prima. Allora, abbiamo scoperto che i DPCM sono provvedimenti amministrativi. Ovviamente scoperto, l'ho detto fra virgolette, l'ho detto, non si leggeva, ma lo sapevamo tutti che sono provvedimenti amministrativi, come del resto lo sono anche le ordinanze. Allora, in quanto provvedimenti amministrativi, sono soggetti a motivazione, lo si capisce già dalla Costituzione, lo stabilisce espressamente la legge 241 del 90. Allora, un parere di un comitato tecnico scientifico non può non essere alla base della motivazione. Questa motivazione del soggetto che poi è competente ad adottare la decisione finale, questa motivazione può essere o completamente appiattita sul parere, oppure, visto che il parere non è vincolante, se ne può discostare. Ma spiegami perché te ne discosti. Perché è chiaro che si tratta di una valutazione, a sua volta, diciamo, con delle fattispecie di carattere tecnico-scientifico, certo, con dei margini di apprezzamento politico, ma comunque, se mi devi spiegare se ti dico A perché tu fai B, ci sarà una ragione, magari, che il comitato scientifico, tecnico-scientifico, non ha valutato e che tu invece ritieni di valutare. Questo è come dire, il gioco che vale in tutte le pubbliche amministrazioni. Il soggetto che decide deve dare conto al soggetto che ha fatto l'istruttoria o che ha espresso un parere del perché se ne è discosti. Ed è precisato proprio nella legge 241 del 90. Il secondo aspetto strano è che, fermo rimanendo che appunto essendo il parere non vincolante, proprio perché si trattava di atti amministrativi, non si capisce questa foia, scusatemi il gioco di parole, nel denegare regolarmente la richiesta di accesso. Il primo atteggiamento che generalmente ha la pubblica amministrazione è la barriera. No, intanto ti dicono fammi causa. Sarebbe stato perfettamente possibile, anche alla luce dei contenuti dei pareri e delle valutazioni che sono state fatte dai giudici, il riferimento. Avevi, diciamo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, la sensazione che la divulgazione dei dati avrebbe potuto determinare degli scompensi, diciamo, chiaramente discutibile, ma differisci l'accesso, ma perché andare allo sconto se poi alla fine comunque le resi pubblici? Questo insomma, è l'aspetto che proprio non funziona molto nella vicenda del suo complesso. Sì, certamente. Volevo, sì, prego, prego. Scusa Marco, tanto per aggiungere a quello che diceva Luigi, e cioè arriva all'ufficio della pubblica amministrazione, arriva un'istanza di accesso e devi capire di quale accesso si tratta. E prima Luigi diceva, guardate che l'atteggiamento operativo è lo specchio fedele della impostazione normativa. Basti pensare che noi non abbiamo un testo unico sugli accessi, ma una normativa, come ebbi modo di scrivere in un capitolo sulla trasparenza per l'Istituto Bruno Leoni, abbiamo una normativa mille foglie e quindi l'accesso documentale con la legge 241 del 90. Poi abbiamo avuto l'accesso civico semplice nel caso in cui l'amministrazione non pubblica i dati che è obbligata a pubblicare, poi l'accesso civico generalizzato nel 2016, e restano praticamente totalmente disorganici questi accessi. Per cui quello che io scrissi fu: cerchiamo di fare un testo unico in maniera tale che si sappia, che si sappia bene a quale tipo di accesso c'è e che comunque vengano resi più organici, armonizzate queste tre forme appunto di accesso agli atti della pubblica amministrazione. Quindi io spero che chi rimetterà a mano al decreto trasparenza operi in questo senso,
Tra l'altro va anche detto che molte volte, perché adesso abbiamo detto le colpe della pubblica amministrazione, diciamo anche le colpe, Luigi, consentimi, di chi fa questi accessi agli atti, dicono, vabbè, proviamoci, facciamo l'accesso 241 e accesso civico generalizzato, poi qualcuno in qualche maniera ci risponderà, per cui si ingolfano anche gli uffici e devi in qualche maniera riunificare nel medesimo procedimento due stanze di accesso differenti e magari fatte a più di un ente, perché poi dicono, vabbè, proviamo a chiederlo, se non ci risponde l'uno, ci risponde l'altro. Il delirio totale. Il delirio totale, esatto. Io vorrei fare una domanda adesso a Oscar, perché a me sembra che in questi anni i partiti politici abbiano, diciamo, siano in disaccordo su tutto meno che su una cosa, cioè che la politica debba essere più trasparente, che la burocrazia debba essere semplificata e che anche la pubblica amministrazione debba essere più trasparente. Allora, perché, come mai, ti chiedo, non si è riusciti e non si riesce ancora oggi a trovare qualcuno tra, nei partiti o anche semplicemente nei governi, che si prenda la responsabilità e anche il coraggio di mettere mano a tutte queste modalità anche di accesso agli atti, ma non soltanto questo, in generale alla pubblica amministrazione, per rendere tutto più semplice? Perché che cosa è mancato? È mancato coraggio forse alla politica per rosteggiare insomma questo status quo, oppure ci sono altre ragioni che sono invenibili appunto all'interno della pubblica amministrazione? Io ho smesso da quando avevo 14 anni. Avevo una testa in tasca che era il Partito Repubblicano di Ugo Lomalfa, a giudicare la politica dalle intenzioni che dichiara. Quelle che hai richiamato tu sono le intenzioni che dichiara. E mi sono sforzato per tutta una vita ormai avanzata, che si avvia verso la fase finale, a giudicare la politica come qualunque atto pubblico, per lo stesso atteggiamento che ho verso l'economia, che gli imprenditori dicono cose e ne fanno altre. Non è che riguarda solo la politica, però la politica ovviamente ha un impatto generale sulla vita del paese, e sono abituato a tentare di giudicare la politica solo da quello che fa, non da quello che dice. Allora, quando in Quattro Gatti all'epoca ci occupammo del cosiddetto FOIA, fu evidente che nella riscrittura, perché questo, per chi si sforza di leggere, comprendere i testi, in Italia è fantastico, è una delle attività che sono rimaste più affini all'antica maniera di fare il mio mestiere di giornalista. Quando io ho iniziato a fare giornalista c'erano solo le Olivetti a percussione fisica, non c'era internet, quando arrivarono i telex con le prime notizie, con le agenzie, c'erano tutto lì, per il resto ti dovevi procurare tutto. Ecco, in Italia quello che è rimasto di più simile alla vecchia maniera del giornalista è procurarsi le diverse copie, che a volte hanno serialità anche più che quotidiana, dalle diverse fonti, innumerevoli peraltro, che concorrono alle loro stesure, per capire anche per me è sempre stato interessante, fingerprints, le impronte digitali, che chiunque lo rivede per l'infinità di pareri e che sono previsti e per mettere insieme una linea politica di governo. E quello che fu evidente allora, torno sulla domanda che hai fatto a Luigi, cioè come se ci fosse un'idea di una contrapposizione netta tra la pubblica amministrazione e la politica. Da decenni io ho imparato da questa vecchia arte di topo che non c'è, per un semplice fatto. La qualità tecnica dei politici non sono uno ostaggio della Prima Repubblica affatto, ma è scesa, è molto scesa, perché le professioni, i tecnici, la società civile non considerano più affatto se non come sporcarsi tutto ciò che hanno fatto nella vita privata, professionale, eccetera, eccetera, l'idea di prestare servizio civile in politica. Questo che cosa significa? Che come, in un atto come il FOIA, le sue, diciamo, riscritture, correzioni, espansioni e cassazioni, perché tutto questo fa capire, no? Chi è che mette i fingerprints, era evidente che i politici che ce l'avevano messo in mano, al di là delle chiacchiere che facevano e delle intenzioni che dichiaravano, la materia che è intricata, quella del conflitto tra il diritto di accesso, ciò che deve essere rendere pubblico, le diverse sfere di ciò che deve essere reso pubblico, tra atti politici, amministrativi, eccetera, eccetera, il diritto alla privacy, eccetera, eccetera. Sono un ambito di sfere giuridiche complesse, che ovviamente richiedono, nella Bisanzio italiana, complessità e una certa plurima complessità di specializzazione. Quello che era evidente è che ai ministeri
e non solo quelli direttamente interessati, anche se non sono intenzionato a riaprire polemiche politiche, i vertici amministrativi dei ministeri, che sono quelli che ci capiscono di queste cose, a differenza dei politici, e insomma cooperavano e non faticavano troppo a convincere i politici alla lista di eccezioni. Liste di eccezioni che, quando sono precisamente indicate, possono essere comprensibili, anche se a me non sembra tanto, ma quando delimitano invece ambiti vasti, possono diventare la porta, la retroporta attraverso cui rientra la negazione del diritto all'accesso. Questo è un fatto che non ci dobbiamo dimenticare mai. La legislazione nel nostro paese, a qualunque livello, è figlia, come secondo me, per la mia modestissima esperienza, nessun altro paese avanzato, figlia di un ruolo dirigente, che è quello dei vertici giuridici ai ministeri e anche alle regioni, non fa eccezione, rispetto al politico, perché il politico non ne sa abbastanza e non si munisce di pareri, perché nessuno è tenuto a sapere tutte queste cose qua. Per un politico si può munire di pareri di gente di cui si fida, la cui competenza è, diciamo, non perché vota il tuo partito, come si fa in Italia, ma è conclamata da quello che ha fatto, ecco, e da quello che ha pubblicato. E in Italia non funziona così. Primo, e quindi in quel processo la cosa che mi è sembrata più evidente è che la politica non aveva neanche riflettuto un po', letto un po', neanche studiato. Perché si chiama foglia quella roba lì? Da dove viene? Negli Stati Uniti, tanto per essere chiari, non è che improvvisamente, paese illuminato, in God we trust, c'è un raggio divino che fissa il principio. Non sono stati i padri fondatori, come ovvio. Nasce per una serie pluridecennale di tentativi di constituency che, di fronte a enormi problemi nazionali, la conduzione della guerra in Vietnam, tanto per dirne una, e Watergate, che è l'acceleratore politico del diritto all'accesso agli atti e alla trasparenza, le grandi class actions in materia di sanità pubblica sulle decisioni assunte dal governo federale e dagli stati in quella materia, ricordavo più o meno tutti i processi per l'industria del tabacco e così via, questi crinali della storia hanno prodotto metri e metri e metri e metri lineari di volumi, che io non pretendevo che chi fosse chiamato a tentare di dare una legislazione che deve essere omogenea. Nessun ambito giuridico dell'ordinamento può sottrarsi. Uno, due, sintetica, precisa, non aggirabile. Queste quattro caratteristiche. Se uno ha presente da dove negli altri ordinamenti, in primis gli Stati Uniti, nasce e si sviluppa e viene emendato, corretto, esteso nel tempo, e magari in alcuni casi anche ben precisate meglio le deroghe. Cioè, le deroghe hanno diritto di esistere, però vanno precisate, giustificate. E la consapevolezza di quella roba nel foglio italiano non c'è stata. Ciò che ne deduco, e non voglio farla lunga, è che non mi stupisce. Sì, una delle sfere, l'accesso civico, così. Noi viviamo con più di 8.000 comuni, regioni, eccetera, eccetera. Se facessimo, cosa che fa Open Police, per esempio, che avrebbe bisogno di molti più mezzi in un paese civile, dovrebbero essere gli imprenditori a dargli i soldi, per dirne una. Se facessimo una ricognizione, norme alla mano, del dovere di pubblicazione, comincio da questo, va, negli stati patrimoniali degli amministratori pubblici, di chi gestisce società pubbliche, dei componenti, dei governi regionali, eccetera, eccetera, scopriremmo che la sottrazione al dovere, in quel caso è un dovere, è vastissima. Le sanzioni che si rischiano sono ridicole, ridicole. Ultimo caso di Fontana con i suoi fondi nella regione Lombardia fuori. Sono ridicolo. Allora, come vedete, quello che mi preoccupa è che, poiché ai miei occhi l'istinto della politica non è quello di rendere tutto più trasparente, meno discrezionale, quello che conta è, loro dicono, la politica deve contare di più, è diventata la parola d'ordine della destra e della sinistra italiana. Se la pigliano col neoliberismo, con tutto quello che volete voi, però questo è il punto. Se la politica deve contare di più, la sua tendenza naturale, che dica, è quella ad avere più discrezionalità non giustificata, non il contrario, come è evidente. Perché il distorto criterio della politica deve contare di più in Italia significa deve essere più libera di assumere decisioni senza, e anche in questo caso violando tutto quello che nel nostro ordinamento è previsto per
misure di tipo politico-amministrativo che hanno impatto sull'economia, cioè una grande maggioranza di queste, perché con Vitalba e con Luigi, se andiamo a vedere nel nostro ordinamento, esiste l'AIR, esiste la VIR, VIR, esiste la TN e così via, tutto questo andiamo a vedere qual è la sua reale adozione di quelle norme, il rispetto di quelle norme sul totale, sul profluvio dell'iperregolazione italiana. Diciamo, se non siamo allo zero assoluto, siamo poco sopra. Eppure, di tutto questo, a coloro a cui dovrebbe interessare, che non sono i politici, no? E non sono neanche i vertici della pubblica amministrazione o coi componenti della pubblica amministrazione, la cui sfera è anch'essa delimitata da un reale accesso agli atti, ma coloro a cui dovrebbe interessare sono i componenti della società civile, le associazioni, quei corpi intermedi senza cui ci insegna Tocqueville, qualunque sistema istituzionale, elettorale, politico, di forma governo, forma Stato, decade. Ecco, a quei signori là io ho l'impressione, dopo tanti decenni, ma sicuramente perché io sono una mezza sega, che non gliene freghi quasi niente. L'essenziale è strappare qualcosa per sé e la propria constituency. Questo è un meccanismo di patologia generale, degradante. E no, Massimo, io non vedo alcun miglioramento rispetto alla totale opacità della Prima Repubblica. Non lo vedo. Sono lip service, cioè atti formali di omaggio a questi principi, ma nella sostanza, tutte le volte che si tratta di assumere una decisione, la deroga o c'è o ce la si crea. Se non è tutte le volte, è la stragrande maggioranza di esse. Tutte le misure economiche nel nostro paese sono assunte senza analisi di impatto regolatorio, senza valutazione nel tempo dell'impatto regolatorio. Tutte, nessuna esclusa e nessuno fiata mai, se noi quattro gatti sternacchiati. Bravo. Oh, Marco, sì. Marco, consentimi ancora di dire una cosa in aggiunta a quello che ha detto Oscar sulla ricognizione di come si è evoluta la normativa e quindi di come è nato il diritto di accesso negli Stati Uniti. Solo, guarda, veramente 30 secondi. Guardate la differenza fra il paternalismo italiano e invece la concezione degli Stati Uniti. In Italia, prima dell'accesso civico generalizzato, il legislatore ha imposto, prima sia appunto del FOIA, il legislatore ha imposto degli obblighi di pubblicazione precisi di determinati dati, partendo dal presupposto che proprio quei dati, informazioni e documenti interessassero al cittadino, cioè è stato il legislatore che ha deciso ciò che poteva interessare al cittadino e ha imposto degli obblighi di pubblicazione che viene detta proattiva, poi il FOIA invece sono le informazioni date a seguito di richiesta. Negli Stati Uniti, sapete cosa si pubblica sui siti web delle amministrazioni? Si pubblicano i dati, i documenti, le informazioni che sono stati più richiesti dai cittadini. Cioè funziona esattamente il contrario. Vengono pubblicate tutte quelle informazioni che sono state più volte oggetto di richieste e che quindi si pensa che possano più interessare alla collettività. Spero di essere stata chiara sulla totale differenza e questo che dico va ovviamente a comprovare quello che diceva Oscar. Scusa, vi taccio, Marco. No, no, anzi, ottimo, ottimo intervento. Io so che stiamo andando fuori tempo massimo, però se siete tutti d'accordo possiamo sforare questa volta. D'altronde, sono temi di grande interesse che vanno trattati con appunto, e forse è impossibile trattare queste cose in 30-40 minuti ed è bene anche darci più tempo. Una domanda che voglio fare a tutti voi ha sollevato il tema prima Oscar parlandone, l'analisi di impatto della regolazione. Ormai sembra quasi che insomma, nel dibattito pubblico questa cosa non esista. In realtà non soltanto esiste, ma è anche da qualche anno ormai un obbligo per i governi. Vitalba, tu ne hai parlato molto spesso. Allora io proprio da te, Vitalba, vorrei partire, poi voglio sentire anche Luigi Oliveri sul punto. La prima domanda è proprio, diciamo, anche per far capire a chi ci ascolta e che magari non è, diciamo, esperto di diritto amministrativo, perché serve un'analisi di impatto? Non basterebbe alla fine l'accountability di cui parlavamo anche all'inizio, per cui se un politico prende delle misure che hanno un impatto negativo sulla legislazione, sulla società, sull'economia, non viene poi eletto alla tornata elettorale successiva. Perché serve invece un impatto? E soprattutto, nel caso di specie di quello da cui siamo partiti, cioè
i DPCM emanati per insomma, contenere la pandemia, era pensabile ricorrere ad un'analisi di impatto ex ante o a una verifica ex post che forse andrebbe rimandata anche più in là nel tempo? Chiedo prima a Vitalba e poi a Luigi di rispondere a questo, su questo punto. Allora, guarda, a questa domanda rispondo un mio articolo che è stato proprio pubblicato in, questo, in questi istanti. In realtà la disciplina FOIA, quindi la disciplina trasparenza, è la trasparenza amministrativa, è la disciplina analisi di impatto, verifica di impatto, quindi la disciplina sulla trasparenza normativa, non sono altro che la trasposizione sul piano giuridico di principi democratici e liberali, di ordinamenti che siano effettivamente liberali e non paternalistici. Vale a dire, il cittadino deve obbedire alla pubblica amministrazione, alla legge, e deve sapere perché lo fa. Non ci si può limitare a dire obbedisci e taci, devi spiegare, è il conoscere per deliberare, detto in altri termini. Il principio della conoscenza è tradotto attraverso queste due normative, quindi queste due normative lo rendono, per così dire, azionabile. Basterebbe essere accountable, hai totalmente ragione, ed è una delle cose in cui parlo appunto in questo mio articolo. Ma rendiamoci conto che la parola accountability, rendere conto del proprio operato in maniera trasparente, assumendosi la responsabilità di ciò che si è fatto, e nella lingua italiana non ha neanche la traduzione con un'unica parola. Hai visto la perifrasi a cui io sono dovuta ricorrere per spiegare il concetto? E dunque, in mancanza di un principio così radicato, lo si è trasposto sul piano dell'ordinamento. A cosa serve l'analisi di impatto? Io l'ho definita recentemente come l'anello di congiunzione fra il diritto e l'economia. L'analisi di impatto della regolamentazione è innanzitutto uno strumento per non sprecare soldi pubblici. Per quale motivo? Perché comunque impone al decisore di valutare un ventaglio di opzioni di intervento regolatorio, di valutarne le conseguenze, conseguenze in termini di costi e di benefici, quindi anche economici, conseguenze in termini di libertà, conseguenze in termini di concorrenza. Uno dei punti precisati nello schema di analisi di impatto è proprio l'impatto sulla concorrenza. E ricordiamoci che l'analisi di impatto della regolamentazione è stata introdotta in maniera piena, esisteva già prima, nel 2005 con la prima legge sulla concorrenza. Un altro dei punti che bisogna valutare, perché è espressamente previsto, è l'impatto della normativa che si prescende sulle piccole e medie imprese, che sappiamo che costituiscono il tessuto economico del nostro paese. Ecco, quindi l'analisi di impatto della regolamentazione serve, avvalendosi di una serie di scienze diverse, a capire quali potranno essere le conseguenze di opzioni di intervento e a scegliere quella che possa recare, come dicevo, maggiori vantaggi con i minori sacrifici. Ora, seconda parte della domanda, si poteva fare? Allora, intanto, l'ultimo regolamento di analisi di impatto, che la prevede anche per i decreti legge del governo, prevede anche che ci possano essere delle eccezioni, nel senso che in situazioni particolari si possa chiedere l'esenzione dall'AIR. Ma qui torniamo a quello che diceva Oscar. È chiaro, durante la pandemia dovevano essere prese delle decisioni veloci, non si poteva fare una relazione formale, ma poniamoci una domanda. Conte ha dimostrato, anche se non ha fatto, pur non facendo una relazione con tutti i crismi previsti dal regolamento AIR, ha dimostrato di averli valutati questi impatti, ha dimostrato di aver bilanciato l'interesse alla salute, ad esempio, con il diritto all'istruzione, all'interesse a che l'economia non si fermasse.
ha posto in essere una qualche azione che abbia dato a noi cittadini contezza del fatto che lui stesse comunque bilanciando tutto quello che c'era, a prescindere dal fatto che i DPCM entrassero o meno nella disciplina AIR? A me non sembra, lo dicevamo prima, si è trincerato dietro i pareri, ha rivendicato la scelta politica, ma noi non abbiamo capito perché diritti e libertà fondamentali siano stati totalmente ristretti e non invece ristretti parzialmente, cercando di contemperarli con il diritto alla salute. Si poteva fare, ce lo si poteva spiegare. Grazie, grazie Vitalba. Luigi Oliveri, in chiusura sull'impatto, sull'analisi di impatto ex ante e sulla verifica ex post. Vorrei essere molto sintetico proprio per non pastorare ulteriormente. Io aggiungerei altre due piccolissime considerazioni. Come non è chiaro il concetto di accountability, che è anche difficile da tradurre, probabilmente in Italia è ancora meno chiaro il concetto di discrezionalità, che viene in effetti considerato come sinonimo di faccio quello che voglio. Poi se lo si mette accanto ad arbitrio si capisce che forse sono due cose di minor peso. La discrezionalità nel diritto amministrativo, ma anche nel diritto costituzionale, nell'ordinamento giuridico, null'altro è se non la valutazione di maggiore opportunità di una scelta rispetto ad un'altra, posto che siano entrambe legittime. Questa è la discrezionalità. Ora, l'esercizio di discrezionalità richiede motivazione. Cioè io devo andare a spiegare la ragione per la quale ritengo appunto più opportuna una scelta rispetto ad un'altra. La valutazione di impatto dunque è evidente uno strumento che precostituisce non soltanto la formazione della decisione, ma anche la motivazione della decisione stessa. In sostanza è una istruttoria fatta bene che abbraccia una serie di casi. Se ci fosse stata una valutazione di impatto non soltanto formale come quella che si vede negli allegati alle leggi, se le andiamo a guardare quando c'è scritto in una legge l'articolo 1 è vietato rubare, la valutazione di impatto dice che rubare è vietato, insomma poco altro. Se ci fossero state valutazioni di questo genere qua, per esempio, non avremmo assistito alla approvazione del testo del codice dei contratti, che è stato infatti modificato altre 100 volte proprio perché è venuto a mancare la valutazione di quello che succede una volta che si mette in opera la legge. La legge è un'opera di ingegneria della realtà. È vero che si tratta di diritto, ma fa accadere delle cose, fa costruire un ponte una legge. Quindi non è proprio vero che si tratti soltanto di un'espressione, di un esercizio, diciamo, intellettuale e politico. Ha delle conseguenze. Continuare a non valutarle evidentemente non aiuta. Non aiuta poi a capire esattamente perché siamo arrivati al punto in cui si arriva in determinati casi. Oscar, vedevo che alzavi la mano, giustamente, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, più frasi. La prima è che sono rimasto molto colpito in questo periodo in cui ho fatto una grande cernita anche dei miei amici, perché questo è successo nel lockdown, c'è gente con cui non voglio avere più a che fare. Ma perché? Perché sul punto dell'AIR, nel mondo sedicente liberale italiano, si è molto diffusa nel tempo, per eccesso di realismo. Dico questo perché non voglio offendere nessuno, concedo anche un punto forse nobile, la cosa di ma siete degli stupidi, ma che cacchio volete. Vitalba è stata colpita personalmente per questo, no? Da liberali, insomma, che stanno sui social, hanno seguito eccetera eccetera, ma che sei un irrealista, ma che cacchio vuoi, ma figurati, ma quando mai, queste sono cose flatus vocis, mica da prendere sul serio. Questo lo dico perché siccome è il concetto sottolineato da Vitalba, quelle che sono la trasposizione nell'ordinamento di fondamentali valori democratici, quando ho iniziato a vedere anche questo, oppure amici che hanno iniziato a questionare su presunti effetti quando il governo non giustificava gli effetti, non li considerava proprio, per me quello veniva prima della divisione, dico, su che ci dividiamo se non sappiamo il governo perché li ha assunte questa misura? Ah, può essere che sbaglio io. Ecco, questa prima frase per dire che nel nostro mondo, o in coloro che sedicentemente ne appartengono, o vi si dichiarano, in primis si vedono i segni del declino. Culturale, non sto parlando delle professionalità chiamate in causa, sto parlando di pilastri. Fondo, seconda considerazione.
Il governo Conte 1 ha approvato misure per quasi 100 miliardi da che è sorto il Covid. Faccio un esempio concreto che divide gli scandalizzati dai no su 5 parlamentari che l'INPS ci ha detto hanno preso gli 600 euro. Ho capito, tra me e me ho fatto una scommessa. Vedrai che adesso, nel giro di un giorno, ti sarà chiaro. Io non sono tenuto più, a me la voglia, non ce l'ho più di perdere. Tanto è fatica inutile, e io giustamente non faccio testo. Però mi sono detto: vedrai che adesso partirà la roba, non ci sono i criteri di accesso e nessuno mostrerà, innanzitutto i politici, di sapere che cosa davvero è successo. Cioè, cos'è il governo? Cosa ha deciso su partita IVA? Per questo è il ministro suo. Ecco, e ho vinto la scommessa tra me e me. Purtroppo ridendo amaramente, perché la verità è che i 600 euro di partita IVA sono stati, in diversi decreti, sottoposti a normative per i criteri di accesso e come, molto diversificate, a seconda che tu fossi solo sul fondo speciale, a seconda che fossi iscritto a una pluralità di casse ordinistiche, come si chiamano le nostre, o se ci avessi anche cassa ordinistica e un tratto professionale, INPS. Allora, questa roba qui mi ha testimoniato che la politica, manco lei si ricorda che cazzo ho appena fatto, scusate, mi è scappato. Ecco, questo però non mi ha più sorpreso, perché l'effetto generale di un paese che vive ipernormato, e questa roba dura 24 ore sui giornali. Però peccato che abbiamo impegnato 100 miliardi. Terza cosa. Ridere sull'AIR, sulla VIR, sull'ATN, eccetera, eccetera, significa rassegnarsi. No, non sono formalismi di chi crede con questo di giocare in pubblico sui social. Sono i pilastri, se ci crediamo, altri non li credono, credono ai moltiplicatori dinamici del mio amico Fastidio, cioè quelli che di misura in misura diventano sempre più multipli dell'unità, perché questo è il punto. Oramai siamo arrivati a livelli astronomici. Ecco, ma siccome sono tanti quelli, io qui faccio eccezione, destra e sinistra, che oramai credono a quella roba lì, perché è la pura discrezionalità della politica, questa, come è ovvio, assoluta, e che in Italia non distingue né la destra né la sinistra. Scatafascio finale, viva l'ottimismo di Giannino. Però detto questo, cedere su questi pilastri, fingendo che questi siano formalismi per azzeccagarbugli, significa aver già innalzato bandiera bianca e dover decidere poi sul minore dei mali a seconda delle simpatie o delle pance. In questo, in tutto, uguali. No, peggio, visto che i libri li avete letti, peggio di quell'elettorato che bollate spesso come in preda alla pancia e all'emotività. Peggio, questo è il mio giudizio su un mondo del quale, come ovvio ed è giusto, evidentemente non ho più titolo per fare parte. Grazie, grazie davvero, concordo al 100% con quello che hai appena detto Oscar. Grazie Oscar, dunque, grazie Vitalba e grazie Luigi per aver partecipato a questa discussione. Chiedo scusa agli ascoltatori se sono stato un po' emozionato, però ovviamente il panel era quello che era ed è anche un panel, insomma, di eccezione qui a Liberi Oltre. E speriamo invece di rivedervi ancora sul nostro canale, lo dico a tutti voi, lo dico in particolare a Oscar, No, no, a con cui piacere, faccio. viva voi tutti, io non conto niente. Io faccio ma io personalmente, Marco Bellandi, se conosco Liberi Oltre, se ho conosciuto l'esistenza delle persone anche che sono Liberi Oltre, grazie ai programmi di Oscar che faceva in radio fino a qualche mese fa, e quindi un particolare ringraziamento a lui. Però grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Una buona serata a tutti voi. Buon prossimo Grazie. decreto a tutti voi. Grazie, ciao.